sappiamo sicuramente che la storia era complessa, cioè la Colombia è un paese complesso, però noi famiglia abbiamo la certezza che tutto si concentri in quegli ultimi 5 giorni, cioè su questi davvero saremo ferrati fino alla fine, perché non c'era nessuno, noi l'avevamo sentito la settimana prima, lui stava tranquillo, stava sereno, è partito tutto da quegli ultimi 5 giorni, quindi sono quegli giorni in cui noi vorremmo che si concentrasse l'attenzione. Uno dei luoghi di ricordo di Mario Paciolla, appassionato di basket e parte della comunità cestistica, era l'area attrezzata di Via dell'Erba e proprio qui oggi gli è stato dedicato un murale realizzato da Luca Carnevale. A 9 mesi dalla scomparsa, un modo per tenere sempre alta l'attenzione sulla sua morte lo scorso 15 luglio, mentre prestava servizio come cooperante dell'ONU in Colombia. Penso che rappresenti anche l'incontro delle culture, Napoli così aperta anche all'accoglienza, no? E quindi penso che questo lo rappresenti bene in questa situazione. No, questo è un impegno della città, innanzitutto i familiari di Mario, l'amministrazione, il comitato giustizia per Mario Paciolla, gli artisti bravissimi, il comitato che difende questo spazio che abbiamo riconquistato qualche mese fa. L'impatto è molto forte, il volto, come vedete alle mie spalle, è molto bello e intenso, e la frase racchiude la vita di Mario, che si è spesa per un mondo migliore, per i diritti e per rimanere umani. Lei in questi anni ha conosciuto tanti ragazzi di Napoli nel suo ruolo, che messaggio arriva, diciamo, che sintesi può fare in questi ragazzi che ha conosciuto in questi 10 anni? Che il napoletano ha voglia di libertà, ha voglia di viaggiare, ama lottare, ha sete di giustizia, combatte per un mondo migliore. Mario è un esempio di un ragazzo che è andato in un luogo difficile del sud a combattere per le persone più deboli, più fragili, e anche forse per un diverso rapporto tra esseri umani e creato, che in questo momento secondo me è un messaggio molto forte. Lui ha scelto apposta un luogo difficile, un luogo impervio, un luogo molto vicino alla vita iniziale degli esseri umani, no? Dove c'è poco del progresso, e dove lui voleva portare un messaggio di umanità e di vicinanza a chi si trovava in difficoltà. Quindi è una storia molto bella, e credo mettere questo murales in questo luogo, appena si entra, un luogo frequentato da tanti bambini e da tanti ragazzi, è un messaggio di orgoglio dei giovani della nostra città.